un'opera importante di Pasquale Scimeta, che è un artista, quindi un interprete della magia delle cose, una rilettura di una delle novelle più belle di Verga, novella che mette al mondo un momento tragico di un ragazzino che vive la solitudine, il dolore, l'essere altro, perché vedete, i capelli rossi è un segno distintivo, opera del diavolo. E quindi questa storia così importante è raccontata in maniera eccezionale da Verga, ha trovato in Pasquale Scimeta un interprete e un occhio, una visione cinematografica di straordinaria efficacia. Bene, io penso che mi sono dilungato troppo, dovevo darvi solamente i saluti. E questo ho fatto e spero di averlo fatto bene, perché Presidente, questa per noi è un'occasione. Noi abbiamo avuto la settimana scorsa il Presidente della Regione Musumeci. Come saprà, il borgo della Conceria di Vizzini è stato scelto dalla regione siciliana perché fosse ristrutturato e diventasse un momento importante della parte sudorientale della Sicilia, perché sono previste tutte le innovazioni, ecostrutture, fibre, poste cinematografiche a cui parteciperà la scuola di cinema, perché ne ha. Adesso ne ha anche il dovere. Certamente ci sarà vicino in questa avventura. Ed è un'avventura di 20 milioni che servirà, e me lo auguro con tutto il cuore, a dare a questo paese un impulso per riprendere ad essere quel centro di cultura che creò Verga, e lei magari lo saprà, i genitori di Gesualdo Bufalino erano gli Zinesi, la famiglia di Cacatini. Quindi questo sicuramente è un luogo magico, i Zini, dove si può trovare il genio assieme alla stupidità più assoluta, però voglio dire, è un centro ineludibile del rapporto tra Catania e Ragusa, soprattutto quando ci sarà l'autostrada, ma dal punto di vista culturale è lo snodo del Iblea e deve essere portato con molta attenzione qualsiasi iniziativa imprenditoriale che riguarda questa zona. È un'iniziativa che sicuramente farà successo, perché ci sono le condizioni perché questo avvenga. Io penso di essermi dilungato abbastanza, vi ringrazio della vostra pazienza e poi vi ricordo che quando avremo finito possiamo andare a visitare la mostra Verga Fotografo, molto attinente anche alla questione cinematografica, perché l'occhio di
il presidente a prendere la parola. Stiamo cercando di mettere
saremo a fianco di questo riposo. Raccoglieremo tutto quello che è possibile per poter indirizzare le imprese, le piccole imprese che noi vogliamo seguire come abbiamo sempre fatto. Cercheremo di dare l'opportunità di sfruttare al massimo tutto quello che potrebbe essere destinato per questa crescita che vogliamo. Ora non mi dilungo perché effettivamente oggi è anche un aspetto di commemorativo, lo stiamo commemorando forse nel migliore dei modi, pensando che ci vogliamo proiettare nel futuro. Ma mi fermo qua. Grazie. Come è chiaro che dietro c'è anche la loro, come
Buonasera a tutti e il mio saluto, il mio ringraziamento innanzitutto al sindaco di Vizzini, all'amico Vito Cortese che tra l'altro ha avuto per me parole affettuose nel suo intervento di saluto e questa occasione di oggi, una occasione della pubblicazione del libro da parte dell'intervento di Banca Agricola Popolare di Ragusa, della quale mi onoro di essere il vicepresidente, consentito di ritrovarci per un'occasione che mi permette di definire importante dal punto di vista culturale e importante anche dal punto di vista sociale, per poche cose che tra poco proverò a dire. E il mio ringraziamento va esteso naturalmente a Pasquale Scimeca, a cui mi lega un profondo sentimento di amicizia, ma da parte mia di profonda stima per il lavoro prezioso che fa e che ha fatto per il cinema italiano, percorrendo strade non facili, ma sempre con una grande adesione ai suoi principi, alle cose in cui crede, praticando un cinema che non ha mai guardato così all'attenzione commerciale fino a se stessa. Ha cercato certamente, come è giusto che sia, il riconoscimento che ogni opera d'arte deve provare a raggiungere, ma lo ha fatto sempre nel rispetto puntuale delle cose in cui crede. E vi assicuro che il cinema di Pasquale Scimeca, per chi non dovesse aver avuto modo di conoscerlo, al di là del film Rosso Malpelo, ma con le tante altre cose che ha fatto e che ha filmato e le tante altre che ancora farà, è un cinema che rappresenta una porzione importante del cinema italiano contemporaneo. Quindi a lui io puntuale con cui Banca Agricola Popolare, devo dire, lo dico anche con un pizzico
finalizzato al rispetto, alla salvaguardia di quei valori che, come è stato detto, da 133 anni animano l'attività di questo istituto di credito. A me piace che oggi, a fare questo momento di presentazione del libro, che è il primo momento ufficiale di presentazione del libro, perché purtroppo il Covid ha, come sapete, reso tutto più complicato, nonostante il libro sia uscito prima dello scorso Natale, ci siamo purtroppo dovuti spostare a questa prima data del nuovo anno. E piace che a fare questa operazione siamo a Vizzini. Vizzini è la terra di Lenga. Come non ricordare Lenga e non celebrarlo nel migliore dei modi, proprio a Vizzini. E mi fa piacere apprendere dal sindaco, tra poco andremo a visitarla, che Vizzini sta ospitando e ospiterà nelle prossime settimane, nel prosieguo di questo periodo, la mostra dedicata a Verga Fotografo. Io ho un ricordo bellissimo di Verga Fotografo, della preziosa attività di fotografo che Verga fece, intanto perché da una parte aiuta molto, secondo me, a capire anche la produzione letteraria, lo spirito della produzione letteraria di Verga, e dall'altro perché è una testimonianza di quel modo di leggere il territorio, l'ambiente, la socialità in tempi in cui, ricordiamoci, oggi ci sembra una banalità, la fotografia era un mezzo assolutamente avanzatissimo per cercare di leggere la realtà circostante. E ricordo che quando le fotografie erano nella disponibilità dell'indimenticabile professore Giovanni Gare Ragosta, che fu il collezionista prezioso che ha salvato questo patrimonio, ci fu modo proprio a Ragusa di ospitare la mostra dedicata alle fotografie di Verga, fatte scattare da Verga, e rivedrò tra poco con grande piacere quelle immagini. Mi piace, dicevo, che oggi siamo a Vizzini, perché non c'è dubbio che bisogna cogliere l'opportunità del centenario che stiamo vivendo in questo 2022 per un'ulteriore valorizzazione di Verga. È vero che Giovanni Verga è un patrimonio culturale siciliano, vero che nelle scuole, forse con l'apporto, quindi l'approccio a Verga attraverso il sistema scolastico non sempre è felicissimo, non ne va fatto, tra poco lo dirà, ma poi ha sempre il limite che le cose fatte a scuola spesso, no? Distolgono l'attenzione che meriterebbero, no? Quante volte sentiamo dire promessi sposi a scuola, mamma mia, insopportabile, poi uno li legge a parte, fuori dalla dimensione obbligatoria dell'educazione, scopre la preziosità di quel romanzo. Ma accettato, certamente, con le opere di Giovanni Verga ha dimensione, portata, rilevanza, fantasia della sua letteratura, potenza, che non ci sono dubbi, sono di dimensione europea, e quindi credo sia fuori discussione che i suoi luoghi, quelli di Vizzini, sono i suoi luoghi, la sua terra, e la Sicilia è la sua terra, in questo sforzo celebrativo, nell'occasione del centenario, devono svolgere un ruolo in modo assolutamente privilegiato. Devo dire che lo stanno facendo, perché c'è una sequenza di iniziative, grazie a molti soggetti del territorio, e so che Vizzini, che tra l'altro non si è mai sottratto all'attenzione del Verga, perché gli appuntamenti estivi messi su nel tempo, anno per anno, da Vizzini, sono una costante che appartiene, credo, alla cultura di tutti noi e che testimoniano un'attenzione e smentiscono il detto nemo profeta in patria, perché in questo caso è invece della sua parte è sufficientemente e adeguatamente ricordato. Sono sinceramente gratificato, lo dico subito, di essere stato coinvolto in qualche modo in questo progetto editoriale, perché dobbiamo dirlo, il libro dobbiamo in qualche modo parlare ora stasera, seppure con poche battute, il libro che è stato pubblicato con l'intervento e il sostegno determinante della Banca Agricola Popolare è inserito nella collana La Magnifica Visione, che le edizioni Salatti Immagini, che sono animate da Salvatore Schembari, ha ospitato, che ospita, ed è veramente un libro importante, dobbiamo dirlo senza tema di smentita, perché pur se muove, come apparentemente sembra, dalla nicchia di una sceneggiatura cinematografica, quindi un piccolo, senza nulla togliere per qua ovviamente la qualità dell'operazione, un piccolo spicchio del panorama, della torta complessiva di quella che è la realtà verghiana, riesce a farsi questo libro, pur riproponendo, ripeto, la
pratica l'impegno civile e sociale. Il libro infatti accompagna il lettore, lo avete tutti, avrete modo di, credo, di condividere questa mia opinione, tra le pagine della novella Verdiale, tra l'altro riproponendo, mi è già stato detto, in una chicca bibliofila, perché c'è la riproduzione anastatica della edizione del 1880, che fu nella collana della biblioteca dell'Artigiano e che addirittura, come scoprirete, vede l'errore nella denominazione dell'autore, riportato non come Giovanni Verga, ma come Giulio Verga, forse con un rimando al poeta Giulio Verga, che forse ricordava, sembrava più appassionante, più fantasioso del nostro autore, e poi Giulio è cancellato e sostituito appena con Giovanni. È una chicca anche questa, come chiama i libri, è una cosa che ha particolare fascino. Ma il libro non manca di rilevare attraverso i testi di Sebastiano Gesù, al quale va il mio commosso pensiero in questo momento, perché Sebastiano Gesù è stato un critico, uno storico del cinema della nostra terra, prezioso, direi forse, anzi sicuramente insostituibile, la cui produzione di ricercatore, di studioso attraverso l'università, attraverso le sue tante presenze anche nel mondo dei festival, accanto ai registi siciliani, mi ha fatto un cultore attento del cinema prodotto, realizzato in Sicilia, e non solo, perché è spaziato ovviamente, come giusto che sia, nel cinema a 360 gradi. Questa era una sua creazione, questo è stato un progetto che ha coltivato, del quale con lui, io mi onoro di essere stato, se non amico vicinissimo, certamente una persona che ha avuto modo di conoscerlo e di frequentarlo, insieme ad altri che sono anche qui presenti, accanto a me, ovviamente la Squadra Civica, e la sua idea, il suo progetto di fare dal libro Rosso Cappello questo volume, con questo dato, con questa impostazione, è l'eredità che ci ha lasciato, il patrimonio che in qualche modo ha lasciato a noi, lo abbiamo raccolto come un testimone, come un'esperienza che andava trasformata dall'idea alla realizzazione. Ce ne siamo fatti carico, penso meritoriamente, ricordandolo e non solo dedicando a lui questo sforzo editoriale, ma anche ospitando un suo testo che era stato scritto per questa produzione e che, ripeto, è un testo di grande interesse che insieme a quello di Anton Giulio Mancino ci riesce a far cogliere il senso prezioso della trasposizione cinematografica della novella di Verga nella dimensione filmica di Pasquale Scimini, che ha dato a questa operazione, lo abbiamo colto seppure nei pochi minuti che abbiamo visto, la forza del taglio neorealista nelle scelte di ripresa, nell'attenzione recitativa e fotografica, ma anche come chiave di lettura per la collocazione del film nel cinema italiano che conta. Io sono profondamente convinto di questo, collegandolo in qualche modo al cinema di Visconti, al cinema di Rossellini, e proponendo la cifra stilistica, originale e personale del viso e occhio di Pasquale Scimeca, che è definito correttamente in più sedi un cineasta che si fa anche carico di essere un documentarista, non vuole essere ovviamente riduttivo questa definizione, degli ultimi, degli emarginati, degli umili. Lo ha fatto in tanti dei suoi film, lo fa usualmente anche in questo. E nel testo di Scimeca, il volume, perché Pasquale ci dà anche un suo contributo all'interno del volume, con le sue parole, il volume dà contezza della esigenza di mescolare nella propria riflessione culturale la potenza della letteratura della novella verdiana, tra l'altro che nasce dopo l'esperienza di Verga a Milano, quindi con tutto un contesto in cui era, come dire, una riscoperta e un recuperare la propria terra, il proprio mondo, le proprie suggestioni, con la realtà attuale invece, ancora oggi attuale, dello sfruttamento che resterà, chissà, ancora chissà per quanto tempo, dei minori delle tante miniere del mondo. Per noi ormai è definitivamente un passato, ma per tante altre aree del nostro mondo, della terra di oggi, di questo 2022, è ancora una tragedia in essere, una tragedia che puntualmente si verifica. I tanti Malpelo ci sono nelle miniere altrove, apparentemente lontano da noi, anche lì chiamati con i nomignoli,
c'è questa esigenza individuale di identificare che cosa? Figure, giovani, adolescenti, ragazzi che sono in fondo vivono una tragica sostituibilità l'uno va dall'altro, non ha più senso che siano identificati in modo definitivo, ne archiviano, ne conservano l'anonimato, la probabile inesistenza, bambini che scompaiono dei quali non si sa più nulla, probabilmente non c'è stata nemmeno traccia della loro nascita. Questo accade ancora oggi in tante parti del mondo. Bambini che bruciano impotenti la loro infanzia sotto l'oppressione dell'esasperato, distorto arrivismo economico. La sceneggiatura del film che il libro riporta dà di queste scelte, che io ho provato a sintetizzare, continua convincente certezza. E la lettura delle pagine della sceneggiatura, dei dialoghi, una sceneggiatura è fatta di dialoghi di situazioni raccontate, arricchita dalla riscoperta delle immagini che che il libro ripropone in gran numero, che sono tratti dai fotogrammi febbricitanti, tremanti a volte, fotogrammi che mi sembrano quasi sottovoce e sottoluce, che appartengono al film, sono un autentico incanto che fa del libro anche un prodotto di qualità estetica, un prodotto che va guardato con attenzione. Nel libro si presenta anche, non dico le parole all'amica Antonella, come strumento di didattica, perché il cinema in generale, e certo cinema di impegno particolarmente come quello per quale ci metta, deve essere sempre di più, secondo me, in questi tempi che vedono i giovani privilegiare con un approccio alla cultura proprio gli strumenti audiovisivi, la validità del web, deve diventare un'occasione di riflessione e di coinvolgimento delle giovani generazioni. Il libro deve essere messo a fianco dei docenti e degli studenti per proporre le analisi di lettura del gruppo. E il libro lo fa con alcune note metodologiche, alcune note chiavi di lettura riproposte proprio dal testo di Antonella Giardina, che si dimostra e si conferma, tra poco ascolteremo, non solo docente di grande equilibrio e di notevole esperienza, ma anche inevitabilmente di raffinato amore per il cinema, così come me gli appartiene da sempre. Ne manca di aggiungere poi il volume nella sua parte conclusiva, una intelligente antologia di quella che viene definita la letteratura dello zoo, quindi il tema collegato con questa realtà delle miniere nella nostra Sicilia. Raccoglie testi di Pirandello, la celebrata e conosciutissima novella Ciao della Luna, di Nino Di Maria, pagine della celebre inchiesta di Franchetti e Sonnino del 1876, che precedevano quindi di pochissimo la pubblicazione. Non è casuale questa contemporaneità delle due cose, della novella di Verga e dell'inchiesta di Franchetti e Sonnino. Testi di Adolfo Rosso, di Luchino Visconti, che fu anche lui un cineasta profondamente verdiano, e i versi poi tristemente siciliani dei Canti Popolari. Una sorta di appendice che è però parte integrante del volume e che sembra un ulteriore spazio per consentire al lettore di accedere nell'universo atipico di una pagina, quella appunto del lavoro in miniera, che è stata tanto imponente quanto tragica, per i motivi che sappiamo, della storia dell'economia siciliana. Ecco perché Rosso Mappero, questo libro, la ricerca, tutto quello che c'è dietro, è una pagina di storia dei vinti, degli umili, degli sconfitti. E questo dà la misura della validità, tutto quello che ho provato a dirvi, della iniziativa editoriale che la banca ha voluto sostenere, per celebrare i valori più autentici e identificanti della Sicilia. La grande letteratura da una parte, il cinema che per la Sicilia è stato ed è un momento, un ambasciatore nel mondo, che sappiamo con quanti valori e con quanti risultati preziosi. I luoghi della Sicilia, forse attraverso loro l'anima stessa dei siciliani e della nostra terra, il dramma eterno, mille volte ripetuto, della morte sul lavoro e dello sfruttamento che purtroppo non conosce eccezioni né nel tempo né nello spazio e che anche nel nostro paese invece ripropone spesso i momenti di cronaca tristi, di infortuni e di morti sul lavoro. Crea anche un forte rapporto, ha voluto creare questo libro, un rapporto con le scuole superiori e la banca ha fatto uno sforzo significativo nel distribuire il volume e diffonderlo nelle scuole superiori della nostra Sicilia, invitando così le scuole, con il link che il libro riporta e che con
consente di poter vedere agevolmente il film, di poterlo guardare, che proporlo per una lettura del libro, per una lettura del film con gli strumenti didattici che sono appunto riportati, come dicevo prima, nell'intervento della professoressa Giardini. Ecco perché credo che, avendo fatto questa iniziativa nel dicembre dello scorso anno, la banca ha rispettato in pieno la sua funzione catalizzante di sviluppo del territorio di riferimento. E non è un caso che io stasera parlo anche come presidente della Fondazione Cesare Doris Zipelli, che della banca è e vuole essere sempre di più una sorta di braccio culturale, se posso esprimermi in questo modo, e in questa logica sta provando a spendersi anche in futuro. Profitto dell'occasione per rilanciare e per far presente, per comunicare a questo uditorio che per iniziativa della Fondazione un Living Lab si avvierà nelle prossime settimane a Ragusa nell'ambito delle iniziative del Gallo Terra Barocca, che comprende 5 comuni della provincia di Ragusa. Sarà un Living Lab ospitato in locali della Banca Agricola, in locali della Banca d'Italia, e che vuole attivare spunti di autoimprenditorialità tra i giovani dell'area, con la forte e stimolante presenza accanto a noi, accanto alla Fondazione dell'Università di Catania, guardando da una parte all'agroalimentare di qualità, dall'altra al turismo sostenibile e alla incentivazione dei beni culturali come spunto per nuovi flussi turistici, spazi per i quali si nasce, si presenta l'opportunità di nuove iniziative di impresa per i giovani nel nostro territorio, ma anche in questo che oggi ci ospita, perché le analogie su questi temi che ho detto, dall'agroalimentare ai beni culturali, al turismo, sono coincidenze che ci fanno capire che l'area è ben più vasta, forse l'intera area nella quale la Banca Agricola oggi si trova ad operare. Ecco perché credo si possa dire che niente in fondo appartiene al caso. Il cerchio sembra quasi chiudersi, il cinema diventa stimolo per conoscere una realtà storica e geografica, la letteratura diventa lo strumento per approfondire l'anima di un popolo e di una terra, le immagini fotografiche, tra poco lo vedremo, l'occasione magica e affascinante per recuperare le tradizioni, per recuperare le relazioni umane, e tutto questo, a mio avviso, può diventare, sintetizzandosi, facendo sintesi, può diventare un meccanismo per provocare e stimolare nuove idee imprenditoriali che nella cultura possono trovare la loro ragione d'essere, e con la cultura evitare il depauperamento delle nostre aree, di quelle intelligenze e di quegli entusiasmi invece abbiamo fortemente bisogno. Per questi giovani ai quali in fondo l'iniziativa guarda con interesse, per questi giovani che noi vogliamo seguire, non come banca, un passo dopo l'altro, e come banca appunto, come banca agricola popolare nel territorio di riferimento, e come fondazione che già in passato e adesso ancora di più vuole premiare intelligenze e coltivare sogni, proveremo per questi giovani ad essere sempre presenti, ora e anche lì. Grazie. Prima di dare la parola alla professoressa, vorrei salutare degli amici molto, a me molto cari, che sono presenti oggi qua, e intanto gli eredi Berga. Abbiamo rappresentato anche l'archivio storico del comune di Catania, che conserva tante preziose testimonianze verdiane, con la dottoressa Catatarso, che ci ha avuto anche un grande piacere, e due amici che insegnano nell'università e che una è una, diciamo così, un punto di riferimento mio personale, che è stata mia docente, la professoressa Claudia Costella, che è presente qui oggi, è docente di storia. E forse la persona che sta studiando meglio, con più attenzione e con grandi novità, il patrimonio fotografico di Verga, datando in maniera molto, molto più precisa le foto, dove è stata un'analisi filologica.
Silvestro, altro amico, che è docente di letteratura italiana, di storia della letteratura italiana a Catania, all'Università di Catania, che mi chiede, non si è voluto sedere, purtroppo. E che anche lui è un profondo conoscitore, da un altro punto di vista, dello filologico letterario, dello scrittore, e che da tempo ormai ha messo mano all'edizione degli epistolari del Chiani, che ha pubblicato già diversi, e in questo momento sta lavorando alle lettere scambiate dalle due zie monache dello scrittore, sorelle del padre, una monaca a Palermo e una monaca a Vizzini, non a caso, Sor Maria Carmela Verga, e anche questo lavoro che stiamo seguendo qui, molto di più di me, io per una piccolissima parte, per alcuni documenti che sono stati ritrovati qui a Vizzini, ci saranno delle sorprese, perché evidentemente il vissuto di Verga, come dire, poi si riversa anche nella scrittura di Verga stesso. Quindi ora lascio la parola alla professoressa. Mi è sembrato estremamente straordinario, difficile trovare
ascoltato il percorso storico, perché la casa, perché la cornice da cui non si può fare a meno dell'identità, della missione della Sicilia Unita d'Italia, ma anche, come diceva poco fa in maniera opportuna il dottor Antonio Lavezzi, pensiamo all'inchiesta del 1876 di Franchetti e Sonnino, ma diciamo anche fino ad arrivare, perché no, anche all'inchiesta di Lorenzoni del 1910, anche di successiva, ma parla sempre di quegli anni, di quelle situazioni, di quei contesti. E ancora il percorso economico ci porta ad un confronto, ad esempio, tra l'Italia del nord industrializzata, di cui diciamo parla anche Don Bosco, che si occupa Don Bosco, invece anche di Re, dei zolfari della Sicilia, dove appunto lavora Marpelo. O ancora pensiamo ai 3.500 piccoli minatori che venivano ceduti dalle famiglie, come si voleva dire, a soccorso morto, e pensiamo invece ai 246 milioni di bambini sfruttati oggi nel mondo, e questa era la stima dell'UNICEF nel 2000. Quindi, voglio dire, questo già era stato molto bene messo in evidenza dal dottor Carmelo Arezzo. Ma ancora tanti altri scenari lì che si possono aprire, la ricerca è una possibile ricerca sui latifondisti, sui segnali dello zolfo, ma anche sulle morti bianche durante il lavoro. C'è un percorso giuridico che, voglio dire, parte il discorso del diritto al lavoro, non può non puntare l'attenzione sulla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata il 20 novembre del 1989. È un percorso filosofico che, da un lato, ci fa vedere diciamo la condizione, ci porta a riflettere, a conoscere la proprietà della condizione dei lavoratori nella Sicilia di fine 800, collegandoci chiaramente anche al marxismo, come non pensare al manifesto per il comunismo di Marx e Engels del 1848, ma dall'altra parte anche al positivismo, con l'affermazione invece della borghesia, la nascita delle città, e questo è il contesto sostanzialmente in cui si colloca questa novella. Solitamente si sviluppa di più nelle scuole, anche perché chiaramente è una novella che viene letta nell'ambito dei percorsi di letteratura italiana. Ma una novella Marpelo si può anche collegare a Pinocchio, come pensare anche a un collegamento, ad esempio, tra l'asino di Marpelo, questo grigio, in generale tutti questi asini che ormai vecchi andavano poi a finire dentro le miniere, e l'asino, diciamo, di cui si parla in Pinocchio, che nella trasposizione cinematografica di Matteo Garrone del 2019 ci regala una bellissima immagine dell'alienazione. In questo film noi vediamo tanti asini al lavoro che rappresentano simbolicamente i lavoratori sfruttati e ci rimandano al concetto di alienazione, appunto, di cui parla Carlo Marx. Quindi tutto questo strettamente collegato. Ancora è possibile anche un rimando a Pelle di Carota. Questo vi devo dire che mi ha colpito particolarmente, cioè non è stato così una scoperta che ho fatto, e diciamo mi pare anche abbastanza pertinente questo collegamento, perché si tratta di due ragazzini, tutte e due con i capelli rossi, quindi diciamo simili per il bullismo, tutte e due hanno un rapporto con delle madri che sono sostanzialmente anaffettive, con delle sorelle che hanno dei comportamenti vessatori nei loro confronti, e tutte e due, tra l'altro, hanno un bel rapporto con il padre. Quindi anche questo è un possibile confronto, così come pensavo anche a una lettura di comparazione tra il film di Pasquale Scimeca e due edizioni di un film tratto dal punto per di Carota, uno muto del 25 e uno invece del 32, di un francese, Lumière. Ora, ancora collegamenti con le opere di Dickens, insomma, è possibile veramente fare questo tipo di confronti e comparazioni con quella tra la letteratura
distante da quella mia della provincia di Ragusa, con mestieri, attività che da noi tutto sommato diciamo non sono, non erano molto presenti. E grazie a questa lettura sociologica è possibile comprendere la stratificazione culturale, secondo l'impostazione appunto che ci dà anche Max Weber, ma anche la scuola del funzionalismo americano, la Merton. C'è un percorso paesaggistico che ci invita a conoscere le cave, le miniere, che si può tradurre in gite, in uscite per i ragazzi, con la scoperta anche della flora, della fauna. E ancora c'è un rapporto, c'è anche lo studio dei luoghi, non solo dove è ambientata la novella, ma anche dei luoghi dove Pasquale Scimenca gira il suo film, Il Set, che si trova in una zona delle Madonie, in provincia di Enna, dove oggi sorge il parco minerario di Foristella, Grotta Calda. È interessante quando far scoprire tutte queste ragazze. E c'è anche il percorso automatico, di cui però forse non ho parlato nel libro, perché poi abbiamo dovuto un po' tagliare qualcosa, che è molto bello perché ci fa passare dal rosso dei capelli dell'attore che ho qua accanto, al rosso della terra, che fanno da questo rosso che fa da contrasto invece al buio della cava che abbiamo visto poco fa tra l'altro nelle immagini del bellissimo film dove non entra il sole. C'è un percorso scientifico ovviamente che può spaziare dal nudismo, il sabbietismo fino all'acido solforico, all'utilizzo dello zolfo per arrivare fino ad esempio a quanto stabilito nel 2021 ottobre dal G20 a proposito dell'estrazione di carbone, ma questo ovviamente prima della guerra. Poi non mi soffermo sul percorso linguistico che è sicuramente quello più indagato dai docenti soprattutto di lettere, perché chiaramente l'analisi anche del linguaggio della novella, che poi ritroviamo molto anche bene simile nel film, è di straordinaria importanza. Senza dire che è interessante anche una lettura sulla struttura, l'impostazione, la focalizzazione, l'intreccio, sulla presenza di ellissi, di sommari, di plessi, insomma c'è molto da lavorare utilizzando sia la novella che il film. E poi chiaramente il percorso cinematografico vero e proprio che si concentra sul ritmo, sul montaggio, insomma sono veramente tanti. Ci sono, a proposito di film, vorrei avviarmi alle conclusioni ricordando dei percorsi paralleli. Ci sono tanti della scuola Scimenca che dopo la realizzazione del film Rosso Malpelo ha provveduto una parte degli incassi di questo film per aiutare i bambini che erano nelle miniere, che si trovano nelle miniere dell'America Latina, e lui è riuscito, insieme alla Comunità di Dio, la produttrice del film qui presente, che saluto, è riuscito veramente a garantire a questi bambini un futuro di istruzione.
nella mia vita personale, diciamo così, l'amicizia che mi hanno dato, che uno di questi due poteva dare, l'altro poteva dare perché non c'è più. E sono Sebastiano Gesù, che è quello di fare un applauso. Gracias.
bisogni che si sono realizzati, che si affacciava con questa terrazza e detto, guardava a nord, a occidente, e cosa aveva davanti? L'Etna. L'Etna che cos'è l'Etna? C'è cioè, un bene grande, il luogo del mito, ma il luogo dove Pedro è scomparso, il più grande dei tragici greci è scomparso. Poi si voltava dall'altra parte e cosa vedeva? Vedeva Siracusa. Il nome, no? E che cosa è lì? La patria della Grecia. È, come dire, dove nasce la cultura greca. C'è un grande, e noi abbiamo pubblicato nel libro, abbiamo avuto un piccolo estratto di questo saggio, un grande scrittore europeo, in posizione di tempo, no? Che è Lorenzo, che è una cosa amante di legge, che scrive un saggio su Grecia, no? E scrive tante cose, dice delle cose bellissime, delle cose che non belle, ma insomma, è un messaggio che va detto con attenzione. E che cosa dice tra le altre cose? Dice i veri eredi della cultura greca sono i siciliani, non stanno in Grecia, stanno in Sicilia, e non in tutta la Sicilia, ma nella Sicilia orientale, chiaramente si deve dire, è chiaro, ma non sono per dire. Ecco, questa, diciamo così, questa centralità delle città di Sicilia, che è una centralità greca, perché il Mesine ha nutrito l'anima poetica di Verga, ce l'ha nutrita profondamente, cioè perché tutti i personaggi, i luoghi, le cose passano qua, lui usciva, camminava per strada, incontrava. Ancora oggi devo dire, quando il giro per Mesine si incontrano persone particolari, cioè, anche dall'aspetto fisico, no? Chissà che mondo è questo, chissà che cosa c'è, diciamo, dietro a tutto questo, però questa è la verità. Quindi questa città, che io, diciamo così, Sebastiano Gesù è la prima persona che per me è fondamentale per la realizzazione di questo libro, perché lui l'ha pensato, ci ha lavorato, prima di morire mi ha detto ti prego questa parte, cerchiamo di farlo pubblicare questo libro. La banca che ci ha messo i soldi che sono, ma non sono solo i soldi, ci ha messo la passione nel voler pubblicare questo libro, cioè, questa è la sua idea, anche questa idea di poi diffonderlo nelle scuole medie e superiori è importante, cioè questo, cercare di avvicinare l'opera di Verga ai giovani in modo diverso rispetto a come fa la scuola normalmente. La città di Vizzini, col suo sindaco, perché poi Vito per me, io mi ricordo che quanti anni sono passati Vito, tanti, mia mamma era ancora in vita. Vito è venuto al mio paese, io sono un mio paese piccolo, mi chiama di Luisa, un paesino di neanche degli abitanti, no? Dall'altra parte, sulle Madonie. È venuto a trovarmi perché mi ha detto di Pasquale, ma io so che tu era fatto Rosso Malpelo, no? Ma perché non viene a Vizzini, sai, di andare a Vizzini? Cioè io non sapevo che cosa è Vizzini, cioè, non è che non lo so, cioè, però non ci sono mai stato. E ci sono venuto per la prima volta, cioè, no? E mi ha colpito questa umiltà di un sindaco, di un medico, e poi vi dico l'ultima cosa e poi veramente ce ne andiamo, che affronta un viaggio, perché vi assicuro che arrivare alla venuta erano 4 ore. Io ero accompagnato per un figlio. Tu eri con tuo figlio, però di 4 ore in macchina, e non di autostrada, ma ancora di straniere, di cose, che viene a cercare una persona per dire c'è questa città, c'è Verga, vediamo di fare qualcosa insieme. E qualcosa insieme la stiamo facendo. Grazie. Yeah.
Nel mio dottore padre, mi quello che abbiamo avuto l'altra volta, sì, ma dato questa medicina. Ebbene, ogni, cioè lei questa medicina l'ha presa proprio perché il signore non si può portare via. E ogni sera, quando io andavo a vedere a casa, perché non ci stavo sempre a casa, lei prendeva questa medicina, lei ti diceva, ah, benedetto tutto, non dottore, pure poi non cioè, è una cosa pazzesca, cioè, che sai che a un caffè. Ho voluto fare l'esperienza per questo e per